Bentrovati a tutti, oggi preparo dei cestini di meringa ripieni. Gli ingredienti di cui ho bisogno sono 300 g di zucchero semolato che ho già messo su una teglia del forno rivestita con carta forno perché andrà in forno a 200 gradi ventilato per 7 minuti. Questo zucchero dovrà scaldarsi. Qualche goccia di succo di limone. E nella ciotola della planetaria ho già messo 150 g di albumi a temperatura ambiente. Ho appena messo la montagnetta di zucchero dentro il forno e lo lascio andare a scaldarsi per circa 7 minuti. Nel frattempo aggiungo in planetaria agli albumi il succo del limone. Accendo a velocità bassa e faccio iniziare a schiumare. Quando lo zucchero è pronto, inizio a versare dentro gli albumi a cucchiaiate, lasciando passare qualche secondo da una cucchiaiata all'altra. Nel frattempo ho lasciato il forno acceso e ho abbassato la temperatura a 80 gradi. Per avere una meringa perfetta, la planetaria deve andare per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. La meringa è pronta, guardate che spettacolo! La posso rovesciare, che lei rimane ferma. Ora riempio una sacca poche e inizio a dare forma ai miei cestini di meringa. I primi cestini di meringa possono andare in forno, 80 gradi ventilato, metterò anche il manico di un mestolo tra lo sportello e il forno in modo che rimanga leggermente aperto e possa uscire tutta l'umidità. Dovranno stare minimo un'ora affinché si asciughino perfettamente. Colorato un po' di meringa con dei coloranti in gel. Mi raccomando, utilizzate solo quelli in gel perché quelli liquidi tendono ad ammorbidire la meringa. Ora preparo qualche piccola decorazione di foglioline e di fiorellini da mettere dopo sopra i cestini. Anche queste decorazioni vanno in forno e devono asciugarsi completamente. Dopo un'ora le meringhe si sono solidificate, le lasciamo comunque dentro il forno fino a quando il forno e le meringhe si saranno raffreddate. Ho preparato una crema pasticcera, la ricetta la trovate qua nel mio canale, mi servirà per farcire le meringhette che oramai sono pronte. Sono raffreddate, si sono solidificate e asciugate benissimo. Ho messo la crema pasticcera dentro una sac à poche. Adesso vado a riempire tutte le meringhe. Con i fiorellini e foglioline che ho preparato prima vado a decorare tutti i cestini di meringa. Finisco con un po' di cioccolato fuso. I cestini di meringa ripieni sono pronti.
Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi. Sotto in descrizione, come sempre, troverete tutti gli ingredienti per realizzare a casa questo dolcetto.